Lacrime e dolore per l'ultimo commosso saluto alla piccola Ginevra Manganello, la bambina di 2 anni e mezzo, morta tragicamente martedì scorso, 21 dicembre, in seguito ad uno spaventoso incendio divampato all'interno di un appartamento nel centro di Palma di Montechiaro. I funerali celebrati questa mattina dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano si sono svolti all'interno della Chiesa Madre, davanti a una moltitudine di persone che hanno voluto stringersi attorno ai familiari per condividerne il dolore. La visita improvvisa e tragica della morte porta sempre sconforto. In qualcuno può portare anche terrore, no? Però noi siamo testimoni della risurrezione. Oggi ho voluto mantenere la celebrazione odierna, che è quella di San Giovanni Evangelista, che giungendo il primo giorno dopo il sabato al sepolcro e trovandolo vuoto, ci dice il Vangelo, vide e credette. Io penso che oggi, in particolar modo di fronte a questa piccolina Ginevra, tutti dobbiamo indossare l'habitus di Giovanni. Perché anche noi come lui siamo testimoni della risurrezione. A volte però lo dimentichiamo, a volte abbiamo persino pudore a dirlo. Io credo nella vita eterna. Ogni battezzato deve dire questa cosa, la deve testimoniare. Perché la morte tragica, improvvisa, serena, non ha mai però l'ultima parola. In un silenzio assordante, squarciato soltanto dai rintocchi delle campane, è apparso poi il feretro bianco di Ginevra. Sono stati funerali caratterizzati anche da momenti di panico a causa di un malore che ha colpito 2 familiari soccorsi dal personale medico e trasportati in ambulanza. Ed il comune sta facendo di tutto per stare vicino alla famiglia con una raccolta fondi e con tutto ciò che è possibile per lenire questo immenso dolore, ha dichiarato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Un momento veramente struggente, struggente, vedere quella piccola bara bianca, pensare alla bambina, tutto quello che è successo, ha stretto i cuori e li ha lacerati. Ringraziamo l'Arcivescovo per la sua presenza, la sua vicinanza e solidarietà umana e cristiana, come nostro pastore. Io sono un credente e ci affidiamo semplicemente a Dio perché ci possa dare conforto. Noi, per quanto possibile, insieme all'ausilio di tutte le istituzioni, dal Presidente della Regione, al Prefetto, al Questore, ai Comandanti Provinciali, alla Carabinieri, della Finanza, a tutti i volontari, alla Protezione Civile, abbiamo fatto e faremo quanto è in nostro potere per essere vicini alla famiglia e lenire quanto possibile questa immane e enorme e inconsolabile sofferenza. Intanto proseguono le indagini alla ricerca delle cause della tragedia. La Procura di Agrigento, con il sostituto procuratore Maria Barbara Cifalino, ha aperto un fascicolo di inchiesta e sequestrato l'intera palazzina. L'attività investigativa è stata affidata ai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, al nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco di Palermo. Si cerca di capire come e perché si sia scatenato l'incendio mortale. La pista maggiormente battuta è quella di un malfunzionamento dell'impianto elettrico, con conseguente cortocircuito rivelatosi micidiale.